Se non è frattura, poco ci manca. Il presidente onorario dell'US Avellino, Michele Gubitosa, passa all'attacco restituendo la sensazione di equilibri interni scricchiolanti in casa biancoverde. Sono dichiarazioni intrise di insoddisfazione, quelle rese dal socio di minoranza del club irpino a Radio Punto Nuovo. Gubitosa non risparmia una netta critica per la gestione delle tempistiche e delle scelte in sede di calciomercato. Il fatto che ci siamo ridotti all'ultimo momento, tutte queste cose qua, c'è tutta una serie di cose da dire, ma le dirò. Forse questi giorni mi hanno fatto anche capire che io non sono adatto al mondo del calcio, o il mondo del calcio non è adatto a me, quindi da questa cosa, diciamo, ci sono anche delle riflessioni personali, ma l'impegno c'è stato tutto. C'erano delle indicazioni e lì dobbiamo ammetterlo, io lo ammetto. Non siamo stati in grado di fare quello che in effetti, secondo me, partendo tipo un mese fa, andando in giro eccetera, più con calma, forse si poteva fare meglio. Pausa di riflessione, la clamorosa ipotesi di abbandono del mondo del calcio. E non è finita qui, perché il proprietario di HS non risparmia una stoccata a Walter Taccone, lasciando intendere in maniera tutt'altro che velata di essere frenato nel suo desiderio di investire dallo stesso amministratore unico. Dobbiamo limitare i costi per evitare punti di penalizzazione, aveva spiegato Walter Taccone. Questo invece è il pensiero di Gubitosa. Se poi realmente eravamo ridotti addirittura a non poter cacciare 100.000 euro, 200.000 euro per prendere un giocatore, cioè chiamate Walter e vi dirà, cioè, che forse intendeva altro. Se poi lui intendeva questo, io mi dissocio.